Amici, buonasera. Un buon nocchiero è bravo quando fiuta il vento. Quando il vento cambia, lui da buon nocchiero prende le contromisure e porta il vascello in salvo. Qualcuno invece non ha questa capacità. Quando uno si crede, come dire, indistruttibile, si crede eterno e si crede che qualsiasi mossa lui faccia non può che essere quella giusta, o perlomeno quella che lui crede di continuare a imporre, non è un buon nocchiero. La sua nave sta andando sugli scogli, anzi c'è già il naufragio, lui è già in fase di naufragio. I suoi 40 ladroni, novello Alibaba, lo stanno abbandonando anch'essi, come topi che vanno e abbandonano la nave, perché topi erano e topi rimangono. Se si fosse trattato con l'ultima mossa vergognosa, se fosse trovata un tavolo di poker, lo avrebbero sparato, l'avrebbero impiccato, perché una cosa è bluffare, il bluff è ammesso nel poker, si tratta semplicemente di inculcare, termine che a lui piace moltissimo, negli altri tre giocatori l'idea che avere una buona mano, viceversa magari non si annulla. Questo è il bluff, ma l'imbroglio, il trucco, non è ammesso da nessuna parte. Quindi lui, come giocatore di poker, è un perdente. La faccia finita. Tanto lui non la farà finita, la stanno facendo finita tutti. Gli stanno voltando tutti le spalle, perché nessuno si è assunto l'onere di dichiarare che quella idiozia che è stata in maniera subdola, sotto, messa in un provvedimento che riguarda miglioramenti dell'Italia, e che viceversa quel codicillo era salvare e salvaguardare solo ed esclusivamente la sua famiglia, sapendo che comunque non poteva farla franca. Ma come poteva? Allora vuol dire che ha perso la testa. Allora, se lui ha perso la testa, l'Italia gli va tolta di mano. E un'altra cosa velocissima: ve la siete rifatta, come al solito, con quelle categorie che non hanno forza contrattuale, che non possano apparire nelle televisioni per poter, come dire, ribattere, controbattere e lamentarsi. I pensionati. Voi avete ridotto quel miserrimo incremento annuale che poteva essere per tanti, per tantissimi pensionati, non il superfluo, come credi te, caro Tremonti, ma anche quel pochissimo era l'essenziale. Voi avete tolto l'essenziale ai pensionati, non il superfluo. Vi dovete vergognare! Fatela finita, ci avete veramente rotto le scatole. Uso un eufemismo, ma vorrei tanto dirvi: ci avete rotto i coglioni. Arrivederci.